Netta affermazione del Sulmona contro il Palombaro, la squadra di Di Felice stende con un secco 3-0 il fanalino di coda del girone, presentatosi in terapeligna con tante assenze e soltanto con 3 giocatori in panchina. Nei padroni di casa c'è l'esordio al Pallozzi, dei nuovi arrivati la Gatta, Palombizio, Valente e Ponticelli. Da subito si registra una buona intesa in avanti, al quinto ci prova la Gatta, ma dopo la respinta del portiere l'attaccante commette fallo su Gian Giulio, con Palombizio che spedisce a rete a gioco fermo. Prosini para ancora sulla Gatta e al 22esimo si vedono gli ospiti con un tentativo dalla destra di Rapa. Alla mezz'ora si distingue l'estremo difensore del Palombaro che respinge il tiro di Palombizio e poi si oppone con i piedi alla Gatta. Un minuto dopo Prosini compie un altro miracolo su Palombizio, il momento dei portieri, perché al 34esimo di Cenzo è bravo a respingere una punizione di Maroncelli. Al 35esimo si rompono gli equilibri, da un lancio di Ponticelli fanno seguito scambi perfetti con l'assist finale di Palombizio per la Gatta che sigla il suo primo gol in biancorosso. Al 37esimo di Bacco su punizione di poco alto, allo scadere Gian Giulio prova a lanciare per alta che però si trova in fuorigioco. La prima frazione termina con una conclusione di Palombizio, ad inizio ripresa un tiro di Rapa impegna Vicenzo, ma all'11esimo arriva il raddoppio dei locali, punizione di Di Bacco in area girata di Lagatta con la palla sul palo e sulla ribattuta ci pensa Ranauro a spedirla in rete. Al 24esimo il Sulmona prova a creare scompiglio nell'area ospite dopo un suggerimento al portiere, ribatte Pizzo, entrano al posto di Lagatta e poi tira Ranauro, ma Prosini para. Al 29esimo incursione degli ospiti con un lancio di Marroncelli per Malandra che prova con un colpo di testa a superare Dicenzo, ma il portiere si oppone a lui e a Peralta. Al 35esimo i biancorossi calano il tris, Pizzola si fa spazio in aria e serve Palombizio, la sua mira è decisiva per il 3-0 che conclude il match anzitempo. Il Sulmona avrebbe potuto incrementare maggiormente il punteggio. Al 42esimo di Bacco serve in avanti Pizzola che cade a terra dopo l'intervento di Prosini, ma l'arbitro di Renzo di Avezzano non concede rigore. Il Palombaro termina in 10 per il doppio giallo che rimedia il capitano Luciano Giangiulio dopo il fallo su Di Bacco. Sulla conseguente punizione Prosini para il colpo di testa di Pizzola. Un diagonale di Di Bacco al 91esimo è l'ultimo sussulto di una partita che torna a far sperare il Sulmona, ora a meno 5 dalla zona playoff. Per il Palombaro, viste le precarie condizioni, non poteva andare diversamente. Di Felice, vittoria netta del Sulmona, era importante quest'oggi tornare al successo per recuperare terreno che si era un po' perso nelle ultime giornate. Sì, io prima di tutto devo ringraziare la società che mi ha messo a disposizione finalmente una squadra competitiva. Adesso ho una squadra veramente forte per questo campionato e oggi l'ha dimostrata, a prescindere di fronte avevamo una squadra ultima in Palombaro, però si è vista, hanno giocato bene, abbiamo creato molte palle gol e quindi la vittoria è strameritata. Ecco, primo gol assist di Palombizio per la Gatta, sul terzo gol assist di Pizzola per Palombizio, buona intesa in avanti. Sì, adesso siamo completi, abbiamo fatto una buona prestazione, pur nonostante il campo era pesante abbiamo retto per 95 minuti e questo fa ben sperare per il futuro. Adesso siamo con 3 nuovi innesti del Sulmona, cominciamo con Alessio Lagatta che ha bagnato questo esordio qui al Pallozzi con il gol. Quanta soddisfazione? Una bella soddisfazione perché questa settimana ci siamo allenati bene, domenica scorsa siamo stati sfortunati e quindi oggi i 3 punti erano importantissimi. E sono contento che sono riuscito a dare un contributo importante per la vittoria. Ecco, assist di Palombizio sul primo gol, si è andato vicino anche al secondo gol quando invece hai colpito il palo. Purtroppo però dal palo è scaturito un altro gol, quindi sono contento per Simon che alla ribattuta ha segnato. Come vi trovate qui a Sulmona? Adesso sei qui insieme con Ponticelli e Valente che ti osservano, come state in questa squadra? Abbiamo trovato un gruppo fantastico e ci siamo già integrati bene. E speriamo che con la forza del gruppo riusciamo a toglierci grandi soddisfazioni. Aaron Ponticelli, allora, questo esordio qui al Pallozzi com'è stato? Ma un ottimo esordio, direi. Penso abbiamo fatto un'ottima prestazione. In settimana ci siamo preparati molto bene, poi il mister è una persona in gamba, preparata. E domenica scorsa siamo stati sfortunati, e quindi dovevamo assolutamente fare risultato oggi. E anche perché venivamo anche dalla sconfitta di Raiano e niente, quindi era importante fare il risultato, siamo contenti. Noi nuovi abbiamo trovato dei ragazzi splendidi
ci hanno accolto all'interno del gruppo in modo molto, molto bello, ci hanno accolto davvero bene. E niente, quindi siamo contenti per questo risultato e speriamo di fare sempre bene fino alla fine del campionato. E Comar Valente ritrova Candido Di Felice con soddisfazione, è vero? Sì, ritrovo Candido dopo penso una decina d'anni. Sì, una decina d'anni. Sono contento di indossare di nuovo questa casacca, che è la maglia che ho indossato per più anni nella mia carriera. E niente, speriamo di riportare il Sulmona dove merita. Era importante tornare al successo, il Sulmona che non vinceva da ben 8 turni, è arrivata questa vittoria contro il Palombaro con l'obiettivo adesso di recuperare terreno. Sì, sì, sicuramente già domenica scorsa abbiamo tra virgolette steccato, ma con il risultato, perché la prestazione è stata ottima. E anzi devo fare anche un elogio ai ragazzi che sono molto bravi, sono del posto e sono bravissimi. Per un paio di episodi, tra l'altro capitati anche a me, abbiamo perso la partita, però la vittoria di oggi è importante. Nonostante abbiamo giocato con l'ultima in classifica, non è mai facile vincere e comunque bisogna cercare anche di inculcare una mentalità ai ragazzi che deve essere da oggi in poi quella vincente. Maxi Palombizio, secondo gol con la maglia biancorossa quest'oggi, dunque un inizio positivo con il Sulmona sicuramente. Sì, un inizio positivo, dispiace per aver lasciato punti domenica scorsa a Pescara, perché potevamo sicuramente raccogliere di più, invece oggi siamo partiti subito bene, abbiamo sbloccato al primo tempo, potevamo anche chiuderla nel primo tempo, forse questo è un piccolo rammarico e abbiamo sbagliato qualche occasione, però siamo rientrati convinti anche nella ripresa, l'ho trovato subito il 2-0 e da lì la partita è stata in discesa, quindi bene così. Ecco, sullo 0-0 hai avuto anche quella occasione, bravo il portiere in quella circostanza. Sì, è stato bravo, lo conosco anche bene, però sì, molto bravo, anche se devo dire sia nella mia che in quella di Alessio la palla era dentro, almeno dal campo eravamo convinti che fosse entrata, però alla fine va bene così, perché quando vinci 3-0, se non subisci gol, ne fai 3, insomma possiamo essere solo che contenti. Ecco, sul primo gol tuo assist per la Gatta, poi sul terzo gol assist di Pizzola per la tua marcatura, dunque buona intesa in avanti. Le qualità di Pizzola le conosciamo tutti, anche fuori dall'Abruzzo, insomma un giocatore che sappiamo tutti quanto sia forte. Con Alessio questo è il terzo anno che giochiamo insieme, quindi ci conosciamo, diciamo che appena alzato la testa vedevo che si sbracciava dentro l'aria e quindi niente, diamo la palla e fa gol, va bene così, va bene così. Già Donato, un Palombaro rimaneggiato quest'oggi che nulla ha potuto contro il Sulmona. Rimaneggiato non solo oggi, purtroppo per come è nata la nostra stagione siamo rimaneggiati dal mese d'agosto, non è che siamo venuti rimaneggiati solo a Sulmona. I ragazzi fanno quello che possono, perché purtroppo in settimana sappiamo già che dobbiamo intervenire sul mercato. Ovvio, abbiamo affrontato una squadra che si è rinforzata fortemente la settimana scorsa, sappiamo già che è una partita difficile. Fin quanto abbiamo retto anche sul piano atletico e fisico, la partita è stata anche una partita quasi alla pari. Poi è mancato quello che hanno anche altri, cioè i ricambi, la forza fisica, la fisicità, il fatto di poter schierare qualche uomo in più in mezzo al campo. Abbiamo pagato ampiamente tutto questo. Quanto è difficile la salvezza per il Palombaro? Lei ha parlato di rinforzi che dovranno arrivare in settimana, quindi si riuscirà secondo lei a risalire la china? Dipende da chi prendiamo sul mercato. L'anno scorso sono tornato a Palombaro 8 giornate alla fine, abbiamo fatto 19 punti in 8 partite. Dipende chi c'è sul mercato. Il problema nostro è che è un piccolo paese, non possiamo riuscire con molta facilità a portare gente da fuori perché è abbastanza distante. E questo è un problema di difficile soluzione, però noi ci proviamo. Abbiamo già aperto diverse trattative. Questa è una squadra che secondo me con 3-4 ritocchi può salvarsi tranquillamente. Ci saranno quindi? Ma spero di sì, perché se non ci sarà vuol dire che inizieremo un'agonia da domenica prossima e fino alla fine. Che noi, la società, è disposta a fare un sacrificio, perché vogliamo salvarci e crediamo che riusciamo a salvarci. Ripeto, oggi abbiamo affrontato una squadra che secondo me come organico al momento è una delle migliori del girone. Fin quanto ce l'abbiamo fatta sul piano fisico, penso che abbiamo giocato anche benino e li abbiamo contrastati bene. Poi, ripeto, non,
non avevo nessun cambio in panchina, quindi non era facile. Gli obiettivi restano sempre quelli di risalire ovviamente la china per provarci. Ho sempre detto che siamo partiti per salvarci, adesso le cose sono cambiate, adesso mi sembra che siamo a 5 punti dai playoff e quindi adesso è primario adesso è arrivare in questi benedetti playoff e abbiamo tutte le carte in regola per arrivarci. Ecco, quindi Sulmona conclude nel migliore dei modi questo girone di andata con la vittoria per 3-0 contro il Palombaro. Domenica altra gara casalinga, per la prima di ritorno il Castiglione Valfino. Adesso l'obiettivo è quello di riprendersi quei punti lasciati nel girone di andata, quindi a cominciare dal confronto con il Castiglione. Sì, sì, questo è vero, questo è vero. Pure oggi mi sembra che Castiglione Valfino ha perso, la distanza tra noi e loro sono 4 punti, è fondamentale domenica vincere. Però io devo fare prima di tutto un ringraziamento a tutti i ragazzi, quelli che c'erano e quelli che sono andati via, perché 19 punti, abbiamo fatto 19 punti e hanno fatto tantissimo. E avevo bisogno di queste persone che sono arrivate, molto molto valide, per poter ridare entusiasmo alla città di Sulmona. Avete lasciato i nerostellati con quanti rimpianti? Sicuramente un po' di rimpianti ci sono. Prima stavamo ridendo perché l'ultima vittoria nostra risale allo scorso campionato e non provavamo questa gioia dal capistrello, insomma, da giugno. Lasciare la nerostellati non è stata una decisione nostra, quindi sicuramente una delusione c'è stata, però nel calcio si fanno delle scelte e di conseguenza noi calciatori ne prendiamo atto e si ricomincia, è sempre un ricominciare o rimettersi in gioco. Aaron Ponticelli aveva fatto esplodere Lezio Ricci con il gol decisivo per la vittoria del campionato, poi sicuramente ti aspettavi qualcosa di più o no? Ma come ha detto Omar, purtroppo sono decisioni che non prendiamo noi, però io parlo per quanto mi riguarda, insomma, ho passato due anni sia di promozione che di eccellenza, abbiamo vinto due campionati splendidi, poi avevamo un bel gruppo e quindi niente, però ora pensiamo al presente, siamo a Sulmona e dobbiamo far bene a Sulmona. Sicuramente la squadra del mio paese, andare via è stato amaro, però anche per problemi di lavoro, perché ho iniziato a lavorare non si poteva fare più e ho trovato subito qui voglia di fare bene con un bel progetto, con ragazzi che già conoscevo, uno spogliatoio devo dire molto unito e quindi diciamo che va bene, sono contento, speriamo soltanto di arrivare più in alto possibile perché penso che questi ragazzi se lo meritano davvero.